Bravo, mordente. Grazie. Ringrazio molto Futura Umanità, non solo per l'invito personale, diciamo, ma soprattutto per l'iniziativa in sé. Mi sembra un'iniziativa assolutamente controcorrente, non c'è nulla di più controcorrente che parlare della rivoluzione dell'ottobre. Dell'ottobre si parla poco, e questo, come dire, è naturale nel clima politico-culturale che viviamo, ma direi anche si sa poco. E francamente questo è più grave, e credo che questo riguardi anche i comunisti, non solo i giovani comunisti, tranne rare eccezioni come quelle che mi hanno preceduto, ma insomma in generale io direi si sa poco anche per i comunisti, come dire, diversamente giovani, cioè della mia generazione. Basterebbe a confermare questa mia sensazione la scarsezza della nostra, diciamo così, bibliografia generazionale. A me sembra che la si possa ridurre, questo vale anche come una confessione, a pochi libri, Carr, un volume solo però, non tutti quanti. E Carr è un libro che è uscito in Italia negli anni 60, ma risaliva al 50, forse Chamberlain, che è ancora più antico, un libro risale al 35, certamente Reed, e poi due libri diversi, entrambi però straordinariamente importanti. Mi riferisco alla Storia della rivoluzione russa di Trotsky, tradotta dal nostro caro compagno Maritan, che è uscita agli Oscar Mondadori addirittura nel 69, quindi faceva l'onda del 68, e soprattutto anche naturalmente la Storia del Partito Comunista Bolscevico dell'URSS, che qualcuno dei presenti ha, credo, compulsato nelle scuole di partito, anche se adesso magari fa finta di niente, non è un libro straordinario, anch'esso come milioni di comunisti nel mondo hanno letto e studiato quel libro. Se non mi sbaglio è questa la bibliografia che noi disponevamo, e francamente è un po' poco. Se scarsa era la conoscenza, è debole, però forte, diffusa e radicata era la narrazione, una narrazione che, come spesso accade, prende il posto della conoscenza. Questa sì era diffusa e presente fra noi, ed era una narrazione fatta di fucili, di cappotti lunghi, cioè un po' anche nel prima, di foglie arringate direttamente dalla voce di Lenin, dei Romanov giustamente passati per le armi, insomma la narrazione che va sotto il titolo La presa del palazzo d'inverno. Questa narrazione, come è nella natura di ogni narrazione, naturalmente costruisce un immaginario, quello con cui io credo noi dovremmo fare i conti. Era un immaginario che al tempo stesso rappresentava terrore e scandalo per i dominanti, il mito legato a questo, i cosacchi che avevano i loro cavalli a Piazza San Pietro, laddove, conoscendo un po' i cosacchi, semmai sarebbero andati in ghetto a fare qualche prova, ma insomma c'era questa idea, e dall'altra parte era al tempo stesso speranza per gli oppressi. È stato così per decenni, e noi faremo come la Russia, fino per i romani a Davenin Baffone, che è una variante romana dello stesso concetto, della speranza che il fatto che fosse stata possibile, questo credo sia il nucleo essenziale, che la rivoluzione si può fare, non è che si può solo dire, si può fare.
Per noi dunque è tempo di bilancio, perché queste due cose mi sembra siano scomparse. A dire la verità non è scomparso il terrore dei dominanti, no? Perché quello è fatto di odio, quindi sopravvive alla crisi dell'esperienza storica sovietica, perché alimenta l'anticomunismo di cui costoro hanno bisogno. Ma insomma, diciamo, quella situazione dell'immaginario non c'è più, e credo che noi dobbiamo fare un bilancio, perché se no le cose diciamo sopravvivono, invece devono essere portate a coscienza e risolte. Ebbene, io oso dire, con un schematismo che spero mi sia perdonato in conseguenza della necessità di stare nei tempi, che quell'immaginario che noi non abbiamo abbastanza elaborato e quindi superato si è rivelato terribile per il movimento comunista occidentale. Mi permetto di dire con qualche forzatura che forse poche cose hanno ostacolato la possibilità necessaria di pensare e di progettare la rivoluzione in Occidente come quell'immaginario lì. Perché se la rivoluzione era quella cosa, allora essa da noi era impossibile. Anzi, era impensabile, anzi addirittura impronunciabile. Non è successo questo, compagni? Chi di noi pronuncia la parola rivoluzione e chi soprattutto lavora a ripensare? Eppure io mi ostino a pensare che se uno non ha in testa fissa l'idea di come fare la rivoluzione qui, è molto difficile per costui essere comunista. Certo, ci sono altre idee di rivoluzione, altri paradigmi rivoluzionari, molto più complessi, molto più interessanti di quella che un po' schematicamente ho cercato di riassumere. E certamente noi italiani diciamo, abbiamo un vantaggio, cioè il fatto di poter appoggiare questa necessaria ricerca di un paradigma rivoluzionario della rivoluzione in Occidente sul pensiero di Gramsci. Diciamo molto schematicamente, non è questa la sede per parlarne, dico solo per titoli che questo paradigma che faticosamente cerchiamo di ricostruire, soprattutto sulle basi di Gramsci, è una rivoluzione partecipata dal basso, è una rivoluzione democratica, una rivoluzione egemonica, diciamo, una rivoluzione processuale, è una rivoluzione come guerra di posizione più che di movimento, dove a volte si dimentica che si tratta comunque di guerra, la di posizione tenta a far dimenticare questo che invece è il concetto di e così via. Questo diciamo è un paradigma che faticosamente e con molti ritardi stiamo, mi sembra, tentando di pensare. Allora sembrerebbe per certi aspetti il contrario dell'ottobre, o almeno di quell'ottobre schematizzato retoricamente a cui accennavo, ma è proprio così. Io volevo cogliere questa occasione, l'occasione della vostra pazienza, per dire che forse è giunto il momento di decostruire quell'immaginario, che è molto più frutto di una narrazione che di una storia. Nel senso che quell'idea dell'ottobre cui siamo partiti probabilmente non fu affatto l'ottobre, e qui già le relazioni degli storici che mi hanno preceduto hanno contribuito a chiarirci questo. Io aggiungo qualcosa forse estremizzando: l'ottobre vero per esempio non fu così centralizzato, non fu così progettato, non fu così immediato e puntuale, non fu pura guerra di movimento. Qui c'è una convergenza di uso politico della storia, soprattutto Angelo Dorsi, per cui questa immagine della rivoluzione così volontaristica, immediata, ha visto il convergere di due opposte intenzioni, no? Quella da parte della borghesia di presentarla come una cospirazione e non come un'insurrezione, mentre Trotsky venne a chiarire questa è un'insurrezione e non una cospirazione, e d'altronde anche una sorta di interesse di parte leninista e di sottolineare, sopravvalutare forse il ruolo del partito e della guida di Lenin, altro che democraticismo, compagno Tronti. Io penso invece che la situazione sia stata più complicata, cito alcuni punti. Intanto la rivoluzione d'ottobre, altro che 10 giorni, compagno Vitti,
dura almeno 8 mesi e cominciano l'8 marzo, lo dico naturalmente in omaggio alle compagne presenti. Probabilmente comincia nel 1905, una processualità assolutamente significativa. La rivoluzione d'ottobre in senso stretto è molto diversa in relazione di oggi, l'hanno detto, quindi salto questo punto, da quello che poi o prima o dopo è successo. Io credo si dovrebbe parlare di rivoluzioni russe, perché la NEP è certamente un'altra cosa che il comunismo di guerra, e poi gli anni quinquennali sono un'altra cosa ancora, e così via. Quindi richiuderla dentro la definizione eliminativa, dovremmo parlarne al plurale. E poi c'è una processualità, altro che atto puro, e nel rapporto con il processo che si muove che viene fuori la genialità di lei. Cioè una capacità di adeguare, di tenere ferma la strategia e di adeguare continuamente la tattica. Per limitare c'è una cosa sola che però mi metterete abbastanza importante, la parola d'ordine di tutto il potere ai soviet. Fu intanto accettata dai bolscevichi, non inventata dai bolscevichi, e poi viene negata, e poi viene recuperata, e poi di fronte alla crisi del luglio non solo viene praticata, ma si estende l'alleanza addirittura al governo provvisorio, perché di fronte a Kornilov bisogna fare quell'operazione là, e poi Lenin di nuovo la nega, la parola d'ordine di tutto il potere ai soviet, e pensa all'idea di una presa del potere da parte dei soli bolscevichi. E su questo manda lettere, che il Comitato Centrale si guarda bene dall'attuare, fortunatamente, mette da parte. Il Rabino si dice addirittura vengono bruciate queste lettere di Lenin. Lenin non c'è fisicamente, spero che nessuno si scandalizzi, no? Nella fase di preparazione e di attuazione anche della rivoluzione d'ottobre, Lenin prima sta in Finlandia, poi torna, ma è clandestino, e c'è questo Lenin che diciamo, scrive, dà indicazioni al Comitato Centrale che fa altre cose, una direzione certo non burocratica, certo molto diversa dal centralismo democratico, certo molto diversa, ringraziando Dio, all'idea del leader che decide tutto, no? Che risolve, che... No, il leader va in minoranza, il leader si sbaglia, secondo me, su quella parola d'ordine del settembre, il Comitato Centrale aveva ragione e Lenin ci aveva torto, tanto non ci sente nessuno, io ne sono, come ci aveva torto, per esempio, nel chiedere assolutamente che la presa del potere precedesse la continuazione del congresso parrusso dei soviet, non gli danno retta e si realizza quel colpo geniale, una sorta di coincidenza in cui c'è il comitato parrusso che battezza, in qualche modo assume la rivoluzione. E lo stesso vale per il fatto se debba essere solo sovietica, solo bolscevica oppure no. Ricordo a tutti che in quella seduta storica, che è la seduta diciamo, della proclamazione, i bolscevichi per bocca di Lunacharsky accettano la proposta di Martov di dare vita a un, diciamo, un'espressione plurale dei soviet, cosa che non va in porto perché i mescevichi sono scemi, se non sono mescevichi, e quindi lasciano cadere l'occasione e abbandonano l'aula, ma quella linea era presente nel partito bolscevico, certamente era un po' diversa da quello che Lenin ci aveva in testa e continuava a scrivere, a proporre, a stare in una stanza, così lo racconta Trotsky, che non dobbiamo dubitarne, in una stanza col, a fianco, con la coperta e il cuscino, mentre 20 metri a fianco, senza di lui, succedeva quello che succedeva. Questa immagine plastica, io trago, ripeto, da Rabino, magari ne parliamo nel corso della discussione, di Lenin che il 24, contro il parere del Comitato Centrale, con la parrucca e senza barba, anche questo va sottolineato, lascia sul tavolo della cucina della compagna dell'ospedale, come fanno quelli che fanno a cena fuori, no? Dice vado dove non mi vogliono, prende il tram, sembra sul percorso, istruisce la tranviera che scopre essere una compagna, e a piedi va allo Smolny, dove non lo fanno entrare perché non c'è lascia passare, e riesce a entrare lo stesso. Questa secondo me è un'immagine molto più ricca, densa, interessante, il che vuol dire che Lenin non ha un ruolo centrale, sarei idiota a dirlo, no? Però il suo ruolo è fondamentale, naturalmente meraviglioso, prima e anche dopo, ma l'atto dell'ottobre in sé ha una dinamica molto diversa, in cui per esempio non c'è il sangue, voglio dire anche questo, i morti dell'ottobre sono 6, 5,
marinai e un soldato, mi correggono i compagni storici presenti, cioè sei morti sono quanto si fa in Italia in due giorni di morti sul lavoro, eh? Va bene? E lo stesso vale per altri aspetti, diciamo, enfatizzati, per esempio, non ne parlo perché se ne è parlato erroneamente, il programma bolscevico, la politica dei contadini non c'entra nulla col programma della bolscevica, eh? Viene assunta con un colpo di genio e gli permette di stabilire un rapporto di massa con la stragrande maggioranza del popolo nostro. Taglio e salto, diciamo, per stare dentro. Naturalmente la prima cosa che salta, a me questo piace particolarmente sottolinearlo, diciamo, perché lo lussemburghista, è il che fare. Quella teoria del partito non c'è più, eh. In tre mesi i bolscevichi e l'emigrato passano da 2.000 a 6.000 e poi da 6.000 a 32.000. E fra i nuovi reclutati c'è un certo Trotsky, e che quel partito non è il partito del che fare, è un'altra cosa, che si crea in un rapporto dialettico geniale, fra la situazione che cambia e una avanguardia che è capace di interpretare questa situazione adeguando le parole d'ordine a una sensibilità che deriva dai rapporti di massa. Questa è la cosa impressionante: le masse cambiano lentamente in situazioni di crisi e il partito è capace di percepire queste modificazioni di basare su queste le sue politiche. E qui io chiudo, spero di essere stato bene, chiudo veramente in un minuto. Io dico, tutto ciò quindi non solo non vuol dire che si può trascurare la rivoluzione, ma al contrario, che dobbiamo studiarla, conoscerla e usarla, quindi rifuggendo sia dal sognarla retoricamente, il che, ripeto, è molto dannoso, sia da limitarla scioccamente. Per citare solo quattro punti, su cui chiudo davvero, credo che quattro sono gli elementi della lezione, la grande lezione, uno l'ho detto, l'idea che la rivoluzione è possibile, è storicamente possibile, perché non è un sogno, è una cosa, eh? È una cosa che si può fare, poi può perdere, può vincere, ma insomma fa parte della storia dell'uomo, non fa parte dei sogni della sua filosofia. Ma diciamo che quattro cose mi sembra siano queste. Uno, la necessità assoluta, imprescindibile, decisiva degli organismi di massa. Cioè gli organismi in cui le masse entrano in movimento, si organizzano, si rappresentano, rompono la anomia e la passività a cui il regime capitalistico le consegna e le rinchiude. Questo è veramente fondamentale, diciamo, senza soviet niente rivoluzione. E i soviet sono ancora una cosa che i bolscevichi, come sappiamo, non creano e interpretano, con cui stabilisce una dialettica probabilmente ancora tutta la storia. Questo è il primo punto. Il secondo punto è la necessità di un punto di vista autonomo, radicalmente autonomo, quindi ideologicamente, culturalmente, filosoficamente, direi, autonomo dallo stato di cose presente, che però metta in grado, come dicevo, di ascoltare come un sismografo, quello che si muove nelle masse, e quindi questo punto di vista, qualcuno lo chiama un partito, troviamo un altro nome, ma insomma è necessario, senza questa roba qui, cioè senza un soggetto, una soggettività capace di rapportarsi con le masse, di ascoltarle, di orientarle, non c'è rivoluzione. Il terzo punto è questo: la situazione, soprattutto in momenti di crisi, sono eminentemente instabili. La instabilità della situazione storica è una delle grandi lezioni dell'autore. Pochi mesi prima della rivoluzione Lenin dice ci vorranno generazioni per vedere il socialismo, poche settimane prima sta in esilio e quell'altro sta in galera, a proposito, fra le cose che Lenin propone, a cui come la centrale non dà retta, c'è anche l'espulsione di Kamenev, che viene invece eletto presidente esecutivo, e lo stesso vale per Zinoviev, cioè una situazione molto più fluida di come ce la stiamo o ce l'hanno rappresentata. Questo elemento dell'instabilità è fondamentale, cioè nei momenti di crisi possono precipitare le situazioni, e anche della egemonia o del potere che sembrano fortissimi, invincibili, possono rivelarsi completamente rose dall'interno, no? La metafora marziana, la vecchia talpa, secondo me è straordinaria, cioè noi a volte sopravvalutiamo, siccome la nostra debolezza è difficile sopravvalutare, ma sopravvalutiamo la debolezza dell'avversario, no? Che anch'esso ha a che fare, il cui potere probabilmente è molto più instabile di quanto noi stessi non appare, e questo è certamente legato ai momenti di crisi, ma per vedere questo bisogna giocare su questa crisi, e per giocare in questa crisi sarebbe bene esistere. L'ultimo punto, e chiudo davvero, l'internazionalismo.
l'hanno ricordato molti compagni che mi hanno preceduto, questi compagni ragionavano così, anche sbagliando, perché per esempio Lorenzo Cavallo, c'è stato un movimento in Finlandia, c'è stato un reggimento tedesco che si è, e poi continuerà l'internazionale a ragionare così, no? In Inghilterra c'è uno sciopero generale, sbagliando, però tanto determina le cose che ha ricordato adesso il compagno Lorefici, che sono meriti storici straordinari, cioè riuscire a guardare al mondo, e poi appunto è il modo unico in cui si può leggere e capire il mondo, l'internazionalismo, io finisco così, a una generazione, a una fase politica in cui, per esempio, dico anche un altro compagno Vasapollo che è presente, stiamo assistendo alla guerra, una nuova guerra terribile e feroce come le altre, che ha le sue tappe che ormai conosciamo, no? E Dozzi ci ha ricordato come funziona, c'è lo strangolamento economico, no? C'è l'attacco feroce, mediatico, unanime, in coro, e poi c'è l'attacco militare. Questo oggi accade contro il Venezuela, contro l'America Latina, mi sembra che noi facciamo poco praticamente, sia in azioni sia in parole, per essere internazionalisti.